Oh, buon pomeriggio e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi parleremo di cucina e faremo i cannoli alla crema. Intanto ho iniziato a fare i cannoli con la sfoglia. Adesso sono in forno e ve li tiro fuori così ve li faccio vedere. E facciamo uno o due insieme e dopo li finiamo tutti. Prima però vi faccio vedere come si fa la crema pasticcera. Allora, gli ingredienti sono: mezzo litro di latte, 100 g di farina, un uovo intero, due rossi, la vanillina e 150 g di zucchero. E useremo anche una buccia di limone. Allora, prendiamo una padella e versiamo mezzo litro di latte. Accendiamo e lo portiamo a ebollizione. Prendiamo la frusta, dopo andiamo sul tavolo e rompiamo nello zucchero i due tuorli e un uovo intero. Intanto andiamo a vedere i nostri cannoli, che andiamo intanto a togliere. Questi sono i cannoli, adesso li faccio raffreddare, li tolgo, chiudiamo il forno e facciamo gli altri cannoli fatti insieme quando si sono raffreddati i coni per fare i cannoli. Allora andiamo a rompere nello zucchero l'uovo intero e i due tuorli. Andiamo a frustare le nostre uova con lo zucchero e andiamo a sciogliere bene lo zucchero nelle uova. Questo lavoro si può fare in planetaria portando le uova e lo zucchero alla montatura, cioè aumentare di volume. Andiamo a prendere la bustina di vanillina e la mettiamo nel latte. Andiamo a mescolare un po' il latte che non si bruci. Allora intanto andiamo avanti a frustare le nostre uova con lo zucchero. Ok, prendiamo la nostra farina e andiamo a metterla nelle uova. Ok, adesso teniamo sempre sotto controllo il nostro latte. Andiamo a prendere una spatola per andare a ripulire bene la bacinella quando abbiamo versato un po' di latte nelle uova e dopo rispostato di nuovo nel latte. Eccoci qui con la spatola. Andiamo a grattare un po' di buccia di limone nelle uova e zucchero. Più è fina la grattugia meglio è, così almeno non si vedono i pezzetti di limone nella crema pasticcera. Adesso che sta per bollire, intanto andiamo a finire le nostre uova con lo zucchero, il limone e la farina. La farina non 100 grammi ma 50-60. Adesso sta bollendo il nostro latte. Andiamo a spostarlo e andiamo a versarne un po' nelle uova, quasi la metà. Andiamo a rimettere il latte sul fuoco e andiamo a velocemente a mescolare le nostre uova, farina e zucchero, prima che coagula l'uovo. Qui ci sono diversi modi per fare la crema pasticcera. Ok, adesso possiamo vedere, abbiamo il nostro latte che ritorna in ebollizione. Andiamo a prendere questo, una volta mescolato bene, e andiamo a ruotarlo nel resto del latte. Tenderà un po' a risalire, ma è normale. Dopo, quando inizierà a tirare la farina, si ridurrà di quasi un terzo di quello che vedete ora, più o meno. Mi raccomando, facciamolo cuocere bene, perché se lo facciamo cuocere che non bolle bene, andrà a squagliarsi una volta raffreddato. Andiamo a ripulire la nostra bacinella e la mettiamo qui da parte. Adesso vediamo di non farla attaccare e di tenerla mescolata, a fare in modo che diventi una bella crema, bella densa. Vedete, piano piano sta iniziando a tirare. Adesso io ho tenuto il fuoco al minimo, possiamo andare ad alzarla un po', perché se andiamo a aumentare troppo la fiamma tendiamo a farla bruciare la nostra crema. Vedete che sta già riducendo quando sta tirando, è quasi budinosa come crema la pasticcera. Quindi più cuoce e meglio è, e più la farina inizia a fare il suo lavoro di iniziare a tirare nel momento in cui diventi una vera crema. Andiamo a continuare a mescolare. Ok, passiamo dalla frusta alla spatola, così da fare in modo che cuocia tutto bene e omogeneo. Vedete, adesso che sta bollendo bene, lo facciamo bollire ancora un po' e dopo la togliamo dal fuoco e la andiamo a versare nella bacinella dove avevamo dentro le nostre uova. Ok, facciamola bollire bene, come vedete, e la andiamo a togliere dal fuoco e versare nella bacinella questa qui rossa.
una volta bella pronta, come in questo caso che è bella spessa, quasi come un budino deve essere la crema pasticcera, andiamo a ripulire bene la nostra padella e la mettiamo a raffreddare. Allora, qui ci sono diversi modi per non farli creare una pellicola sopra la pasticcera: o ci mettiamo lo zucchero o ci mettiamo direttamente la carta da forno appoggiata bene sopra la crema pasticcera e la mettiamo direttamente in un punto freddo. Io in questo caso lo metto fuori, visto che fuori fa freddo, e una volta fredda andremo a riempire i nostri cannoli. Infatti adesso andiamo a tirare via il cono dal cannolo e ve ne faccio vedere un paio per farvi capire come si fanno, e dopo li andiamo a fare tutti insieme. Ed eccoci qua, una volta messa fuori la nostra crema pasticcera con sopra la carta da forno, andiamo a fare i cannoli. Allora, prendete questi cilindretti, vedrete che il cilindro viene racchiuso in questa etichetta, diciamo, in questa saldatura. Deve essere sopra, rivolto verso il pollice, diciamo, e voi dovete sentire una scanalatura. Andate a prendere le vostre sfoglie, adesso le fanno rettangolari, sono più comode. Andiamo a tagliarle a listarelle, come in questo caso, di circa due dita di spessore, che così almeno siete più comodi a fare il cannolo in questo caso, e andiamo a prendere una fetta così alla volta. La sfoglia io vi consiglio di tenerla fuori per almeno mezz'oretta dal frigo nella sua confezione, dopo così almeno quando andate ad aprirla non vi lascia la spaccatura di quando andate a srotolarla e dopo andate a tagliarla eccetera. Allora andiamo a prendere la nostra sfoglia, la andiamo a appoggiare sul bordo dove c'è la punta di sfoglia del cono e piano piano andiamo a girare in questa maniera qua. E andiamo a circa, una parte verrà un po' più alta, una parte verrà un po' più bassa, come in questo caso che si vede bene. Andiamo a un po' a tirarla e un po' a passarle sopra all'altra sfoglia che c'è sotto. Ecco, in questo caso è venuto bruttino perché sono stato qui a spiegarvi, però adesso ne facciamo una serie da 6. Andiamo a ripetere questa operazione con tutte. Così, e le andiamo ad adagiare sulle nostre placche, con la carta da forno chiaramente sotto. Ok, i cannoli li teniamo in questa maniera qua e andiamo a coprirli con il zucchero a velo su un setaccio e andiamo a fare questo lavoro qua. Ok, adesso andiamo ad infornare nel forno a 175-180 gradi statico per circa 20 minuti più o meno, 15-20-25 minuti, dipende dal vostro forno. Ok, finiamo il tutto e dopo vi faccio vedere come riempire. Bene, una volta che abbiamo finito i nostri cannoli e la crema pasticcera si è raffreddata, come avete visto ho messo la carta da forno, andiamo a tirar via la carta da forno e la nostra crema sembra un budino. Allora, cosa andiamo a fare? Togliamo un po' di pasticcera che rimane attaccata sulla carta da forno e andiamo a frustarla per rompere le fibre che restano nella crema pasticcera quando si solidifica, che si raffredda. Se avete la planetaria è meglio, così almeno rompete bene la crosta che resta sopra della carta da forno quando si raffredda la pasticcera. Metteteci un po' di energia se fate a mano. Una volta che avete frustato bene la crema pasticcera, la mettiamo in un sacco a poche usa e getta che trovate quasi dappertutto. Io l'ho comprato da eBay, che sono i sacchetti usa e getta quelli professionali, un rotolo di quei rotoloni grandi, e andiamo a metterlo nel sacco a poche. Dopo chiudiamo il nostro sacco a poche, facciamo uscire un po' di aria e andiamo a riempire i nostri cannoli da in fondo fino in cima in questa maniera qua. Andiamo a farli tutti. Se la crema è fatta bene, state tranquilli che non scende dal cannolo.
abbiamo finito i nostri cannoli, andiamo a disporli su un piatto o su una pirofila, come siete più comodi. Andiamo a metterli tutti sul bordo in questa maniera qua. Li mettiamo così e dopo andiamo a cospargerli con dello zucchero a velo. E questi sono i miei cannoli alla crema. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Seguitemi sui miei social network, Instagram e Facebook. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ciao!